City Report. Cari amici, dove ci troviamo oggi? Nuova puntata di City Report in un posticino che non immaginerete mai. Ernest? Esatto, non pensavamo di poterci arrivare così facilmente, ma è stato più facile del previsto. Siamo nel municipio 8, adesso vi facciamo vedere dove siamo. Andiamo. Eccoci, cari amici, come leggete qua nelle varie scritte, binari dispari FS. Siamo in un posticino molto imboscato che abbiamo trovato aperto perché c'era stata segnalata la presenza di numerosi senza tetto. Adesso vi facciamo fare un po' di scala e vi facciamo vedere dove siamo. Il tutto chiaramente è senza che nessuno abbia provveduto o abbia sia intervenuto fino ad oggi a sistemare. Siamo noi i primi che sono rimasti veramente stupiti di questa cosa, perché negli anni siamo venuti diverse volte qui. Guardate qui quanta acqua. Un acquitrino, Fortunatamente oggi avevo messo le scarpe giuste. Il nostro Hermes ci precede. Stiamo facendo il giro all'indietro stavolta. Siamo già entrati, abbiamo già visto tutto quello che c'era. E vi aggiorniamo. Qua c'è un bel murales, quindi molto probabilmente qualcuno qui ci è passato. Magari non solo a trascorrere la notte. E voilà, guardate l'entrata, maniglione antipanico, grazie. Aspetta che faccio vedere come si chiude. Okay. Chiudi pure. Ok, e se questo qua fosse bloccata, da qua. Hanno qua. Spaccato? Esatto. Si vede chiaramente che è stata tagliata qua. E qua ci sono anche degli attrezzi che, come vedete, potrebbero essere responsabili della cosa. Infatti qui c'è una serratura, guarda. Era quella lì, era di quella porta. La serratura di quella porta. Sì. Puzza incredibile. Ma avete già capito dove siamo? Anche qui, stesso discorso. Esatto. Aspetta, rifalla che non si è vista. Ok, impresa diretta, una volta c'era questa lastra, ed ecco che usciamo, il verde, gli uccellini. Altri segni dei pernotti, però queste settimane sta piovendo, per cui, come vi abbiamo fatto vedere, hanno trovato una situazione diversa, scardinando questa. Adesso molti di voi avranno capito dove siamo. Vediamo cosa troviamo qui. Tanto chiudiamola, tanto non serve un tubo. È aperta. Qui è il pernotto al di fuori, solo che piove e chiaramente non si dorme più, però ci facciamo un giretto lo stesso per vedere com'è conciato. Bella schifezza delle cassette, magari c'è dentro anche qualcosa. E voi ci direte, ma come fate sempre a scoprire queste cose? Molte volte ce le segnalano. Molte volte sappiamo benissimo che dove ci sono
questi nascondigli e soprattutto quelli dei cespugli, quindi in questo caso non c'entra niente il verde e le situazioni climatiche. Guardate quanti passaggi. Qui è proprio ed esclusivamente un luogo che è stato occultato grazie alla natura. Quindi di questa cosa informiamo il municipio, il comune, di venire a tagliare e le ferrovie di mettere in sicurezza. Ma guardate, nuovo scorcio di dove siamo. Adesso usciamo e vi facciamo vedere altre cose che si vedevano già da fuori. Stiamo uscendo, tutto intorno è palese la presenza di immondizia, di vestiti gettati. Tra l'altro quest'angolino è noto perché è lo scavalcamento più basso, infatti come potete vedere c'è anche un panno qui, uno straccio, e normalmente in caso di emergenza scappano. Sembra di essere un po' nelle foreste del Borneo. Ma eccoci in uscita, la puzza è sempre indescrivibile in questi luoghi. Qui c'è la centrale elettrica, veramente qua mi sa che vengono anche a fare le feci, si sente ancora più odore, no, si sente odore, eccola qua. Usciamocene proprio da qui, è un lavoro sporco a volte questo, ma io e Hermes lo dobbiamo fare. Sta passando l'autobus, quindi chi scende dall'autobus è ignaro di che cosa può trovare qui alle sue spalle. Ed eccoci, vi facciamo vedere dove siamo. La Conad di Via della Pecetta. Ed eccoci, Hermes, guarda cosa c'è lì. Qua c'è tutto il pattume che sta esattamente di fronte alla boscaglia, che molto probabilmente è stato tirato fuori da quel cassettone che andremo a vedere tra poco. La veste solidale, le robe che non servivano, le hanno mollate qua direttamente, a meno che non siano di altra provenienza, perché qua c'è anche dentifrici, tazze, caricabatterie, di tutto. Facciamo vedere un po' di schifezze qua. Ma proseguiamo, questo è il famoso posteggio Conad Bimbo Store, quello noto perché Striscia aveva detto che era uno dei luoghi di Milano dove venivano rubate più auto. Qua troviamo altra roba buttata. C'è anche qualcosa per lavarsi, non si capisce che cos'è quel robolino, lo tocco proprio, il cassonetto. E questo è il luogo che abbiamo visitato oggi. Siamo in Via della Pecetta, municipio 8 di Milano, e quella dovrebbe essere un locale uso tecnico delle ferrovie. Bella schifezza veramente. Ecco queste telecamere che segnaliamo sempre, che magari non sono lì in funzione di ordine pubblico, ma che però risultano veramente inutili puntate verso terra. E voilà, cari amici, guardate dove siamo, la cabina elettrica, insieme al nostro amico Hermes, sempre in presa diretta. Allora Hermes, abbiamo visto due posti qui nel municipio 8 a 50 metri l'uno dall'altro. Veramente è una situazione stupida che dura da anni. Esatto. E che si potrebbe risolvere con ben poco. Esattamente. Con questa chiudiamo, ne vedremo ancora delle belle. Seguiteci la prossima puntata. E quante ce ne abbiamo da farvi vedere. City Report. City Report.